Per la quindicesima giornata del campionato Under 15 di Elite si affrontano Ponte di Nona e CSS Tivoli. Parte forte il Tivoli che ci prova in apertura con il numero 14 De Angelis, palla sul fondo. Poi ancora il Tivoli pericoloso, qui l'occasione dalla corsia di sinistra, il pallone che sfila direttamente sul fondo, si salva il Ponte di Nona. Formazione di casa però. Prova ad orchestrare una manovra offensiva al quindicesimo, va a terra il numero 7 di Bernardini. Per il direttore di gara non ci sono gli estremi per la concessione del calcio di rigore, gara che rimane equilibrata ed emozionante. Qui ancora il Tivoli pericoloso sui sviluppi di un calcio d'angolo con Colella. Palla sul fondo, arriva poi al trentesimo il gol del vantaggio dei padroni di casa. Lo mette a segno il numero 7 di Bernardini che è servito da Calzetta. Entra in area di rigore e mette in rete il gol dell'1-0 con cui il Ponte di Nona passa a condurre l'incontro. Rete molto importante per la formazione di casa, sblocca così il risultato. Rivediamo il replay con il suggerimento di Calzetta per Di Bernardini che salta un avversario, rientra verso il centro e con il sinistro mette il pallone alle spalle del portiere per l'1-0. Poi ancora Ponte di Nona pericoloso qui sui sviluppi di un calcio piazzato con Fabbi, palla che accarezza la parte superiore della traversa. Nel finale del primo tempo, brivido per i padroni di casa, errore in fase difensiva, non riesce però ad approfittarne il Tivoli che va al tiro con il pallone che però sfila di poco al lato della porta, difesa da D'Amico. Con l'immagine andiamo alla ripresa, azione sulla corsia di destra di Bernardini, si ferma nel numero 7, serve all'indietro Calzetta e con il sinistro pennella il pallone sul secondo palo. Ed è il gol del raddoppio del Ponte di Nona che arriva in apertura di ripresa al settimo del secondo tempo. Ponte di Nona 2, Tivoli 0. Rivediamo anche in questo caso il replay con la bella esecuzione da parte di Calzetta che con il sinistro palla a giro sul secondo palo e gol del 2-0. Il Tivoli prova ad entrare nel match qui con Pinto. Pallone però ottimamente parato da D'Amico in calcio d'angolo, poi ancora il Tivoli ci prova qui con la conclusione da parte di Pierzanti, palla sul fondo nel finale, ancora la formazione ospite che prova in qualche modo a trovare il gol per accorciare le distanze. Dopo 3 minuti di recupero arriva però il triplice fischio del direttore di gara con il Ponte di Nona che batte il CSS Tivoli 2-0 e conquista 3 punti fondamentali in chiave salvezza.